ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Contrattazione collettiva e salario sono argomenti strettamente connessi tra di loro che hanno oggettivamente determinato nel corso degli ultimi decenni un impoverimento dei diritti, delle condizioni del lavoro e dei lavoratori. E questa è la riflessione che la CGIL di Teramo andrà a sviluppare il 4 novembre all'Università con la segretaria confederale Tania Scacchetti, l'ultima iniziativa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Tom Di Paolo Antonio. Abbiamo voluto ricordare quelli che sono stati i cambiamenti che si sono generati in questi ultimi 30 anni dentro il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro, insomma, il lavoro, insomma, che non è stato più riconosciuto nelle sue ragioni, nei suoi bisogni, dalla legislazione per prima dentro questo paese, e questo, insomma, ha portato a un impoverimento del lavoro e delle condizioni di lavoro, come dicevo. E noi vogliamo, abbiamo fatto in questo anno, abbiamo in qualche modo provato a riflettere su questo e vogliamo continuare a farlo per provare comunque sia a rimettere veramente il lavoro al centro della discussione. Essendoci una legge sulla rappresentanza, che misura la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, c'è un proliferare assurdo e inconcepibile dei contratti, pertanto per il giudice, per la giurisprudenza, uno degli 800 contratti vale come quello che fanno CGIL e CISL e UIL, che se noi li andiamo a leggere danno sicuramente migliori garanzie, migliori tutele rispetto agli altri contratti, ma siccome possono essere applicati indifferentemente tutti i contratti, e molto spesso vengono applicati quegli altri. Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, sono stati fatti passi in avanti o passi indietro, e soprattutto per il salario minimo si riuscirà ad avere anche in Italia? La contrattazione collettiva ha indubbiamente subito, diciamo, un indebolimento durante questi anni. Lo ha subito appunto perché in ogni caso oggi è più difficile aggregarsi come lavoratori per difendere le proprie ragioni. Lo dico in maniera semplicistica, ma insomma l'articolo 18 in primis, insomma, ecco, quel cambiamento non è stato un cambiamento neutro, anzi. Ma dopodiché in pratica per questo, siccome c'è stato questo indebolimento a questo punto, è bene che ci sia la legge sul salario minimo, perché almeno ci sarà una legge che impone comunque sia che ci sia una soglia al di sotto della quale non si può scendere. Poi noi abbiamo una nostra idea su come in qualche modo debba essere fatto, ma riteniamo che oggi vada fatta, perché non è accettabile che in questo paese si possano pagare ancora, ci possono essere degli orari dei lavoratori che vengono pagati 4, 5, 6 euro se va bene a ora. È una cosa inaccettabile, quindi questa a nostro avviso è una cosa che va recuperata, e un pochettino fa un po' specie ascoltare questo che sono state le prime dichiarazioni del nuovo governo, perché sembra che questo non sia un problema. E questo, insomma, significa che la sensibilità probabilmente sta altrove, ma anche la consapevolezza di quelli che sono i problemi di questo paese sta altrove.